Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una cellula di alta pressione si posizionerà tra l'Italia e il centro Europa. Questa collocazione lascerà il fianco scoperto soprattutto alle depressioni atlantiche e allontanerà il freddo più ad est. Una di queste perturbazioni atlantiche si inserirà sulla penisola iberica, estendendosi fino al Nord Africa e apportando un graduale peggioramento del tempo che si concretizzerà nel prossimo weekend. Sulla nostra penisola il tempo risulterà discreto con poche nubi alternate ad ampie schiarite, salvo un graduale peggioramento su coste ioniche di Sicilia e Calabria dal pomeriggio. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali da scirocco sui mari di Ponente. Temperature in generale in aumento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 16 dicembre. Al mattino cielo poco nuvoloso su tutta la regione, con graduale aumento della nuvolosità dalla serata, quando cominceranno dai settori ionici a verificarsi deboli rovesci in intensificazione durante la nottata. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in aumento, specie nei valori minimi. I venti settentrionali al mattino tenderanno poi a ruotare dai quadranti meridionali dal pomeriggio, con scirocco moderato entro sera. Mari poco mossi, mossi lo Ionio e il Canal d'Otranto. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia per questo bellissimo scorcio di Celle di San Vito. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.